Bellissimi, finalmente un nuovo video con un'illuminazione decente. Oggi sono stata ispirata da due cose. Intanto la Delphi ha attivato la promozione, non mi ricordo da che periodo a che periodo, mi pare dall'altro ieri fino a tot, ve lo lascio scritto qua sotto, tutta la libreria Adelphi al meno 25% di sconto. Avete capito benissimo. E questo libro non è farina nel mio sacco, nel senso che ieri sera ho visto un video su YouTube di una ragazza dolcissima, vi lascio il suo canale qua sotto e vi scrivo il suo nome qui, che parlava appunto di consigli di lettura per questo evento Adelphi e gli sconti Adelphi. E io ho pensato che vorrei vedere un video del genere, nel senso, avendo questa casa editrice un catalogo enorme, dei consigli da alcuni booktuber sarebbero assolutamente graditi. Quindi se voi siete booktuber e state guardando questo video, siete taggati? Tutta sta manfrina per dirvi che oggi vi elencherò tutti i miei libri Adelphi che ho letto preferiti in assoluto, quelli che voglio leggere, quelli che vi consiglio in generale, soprattutto approfittando degli sconti. Come sempre i link ai libri e al Ko-fi sono qua sotto se vi interessano. Come sempre vi chiedo di lasciare qua sotto nei commenti tutti i vostri consigli Adelphi, invece così si crea un'enorme quantità di consigli e tutti diventiamo poveri anche se ci sono gli sconti. Non ringraziatemi. Questi che seguono sono i libri che ho letto e che vi consiglio, sono in ordine sparso, non sono in ordine di preferenza e tutti ve li consiglio per motivi diversi, anche se cercherò di stringere perché sono veramente tanti. Quando penso ad Adelphi, la prima autrice che mi viene in mente è Shirley Jackson. Sapete che Shirley Jackson io la adoro profondamente, credo che quasi la totalità dei suoi libri in italiano siano editi ad Adelphi. E credo che sia un'autrice da recuperare, ha uno stile assolutamente personale, unico, delle storie a sfondo psicologico, ma che in realtà trattano milioni di argomenti diversi a seconda di chi li legge e quando li legge, che sono un consiglio spassionato che vi do e in assoluto il primo consiglio se non avete mai letto niente di lei. Abbiamo sempre vissuto nel castello, che è tra i tre che ho letto quello che ho apprezzato di più. Anche L'incubo di Hill House e Lizzie sono due libri veramente incredibili, quindi scegliete semplicemente quello che vi piace di più dalla trama. Il secondo libro che vi voglio consigliare è In classifica nei libri più belli del 2017, che vi lascio qui e nell'info box, ed è E Pepe. Ne ho strappato appunto nel video della classifica, ma E Pepe non ha un genere, è un romanzo assolutamente a sé stante, una lettura ansiogena, assolutamente ben scritta. Difficile trovare un libro Adelphi che non abbia uno scrittore con una tecnica e una particolarità solo sua. Comunque Pepe nello specifico è un romanzo che piace per secondo me a chiunque. Ho scoperto che l'Adelphi pubblica anche i racconti di Pietroburgo di Gogol. Sapete che io adoro questi racconti, sono tra i motivi per cui ho iniziato a leggere, quindi anche loro ve li consiglio, tanto che le Adelphi hanno sempre ottime traduzioni e ottime edizioni. La Camera Azzurra di Simenon. Simenon è edito Adelphi, li trovate praticamente tutti. Non so se conoscete questo autore, io ho letto qualcosa di lui. Non l'ho apprezzato sempre, ma nella Camera Azzurra secondo me ha scritto un mini capolavoro o un capolavoro inconsapevole. Passa assolutamente in secondo piano nel mondo dell'editoria, ma che io trovo stratosferico. È un puzzle che si crea davanti ai vostri occhi, pagina dopo pagina, a cui vengono aggiunti sempre più pezzi ogni volta che si racconta la stessa storia. Incredibile e assolutamente consigliato. Un altro assolutamente consigliato sono Le Braci di Sandor Marai, anche quello era nella top 2017 e mi sa che ve ne ho straparlato anche di questo, quindi lascio perdere. Come posso dimenticarmi di Flatlandia, che è un libro che vi ho recensito, non mi ricordo in che video, ma se lo trovo lo lascio qua sotto. È un libro con una forte critica sociale, critica al razzismo, attraverso l'immagine di un mondo piatto e di figure piatte. È la storia di un quadrato, mi pare, o di un pentagono, non mi ricordo. Comunque i lati e gli angoli hanno un valore nella loro società, che scopre il mondo tridimensionale e non viene assolutamente creduto. Anche se può sembrare un testo matematico, non saprei, è assolutamente esilarante. Come Flatlandia non c'è nessun altro libro e quindi vi consiglio di leggerlo, perché veramente ha una risata con un concetto dietro estremamente forte e estremamente ben congegnato. Ovviamente non poteva mancare Follia di Patrick McGrath, che è il libro psicologico per eccellenza che io abbia mai letto. Nessuno è ancora riuscito a superare Follia. Ogni tanto mi chiedete se ho aggiornamenti, ma no. Follia rimane il libro migliore che io abbia mai letto sulla psicologia umana e non penso di dover dire nient'altro. Poi abbiamo Siddhartha, che è un libro che ho letto l'anno scorso, che mi è piaciuto. Assolutamente non
incredibile come viene millantato, almeno come hanno raccontato a me, molto molto carino, è una bella lettura, molto corta e con i saldi secondo me ha un ottimo recupero. Gli amori ridicoli e l'insostenibile leggerezza dell'essere di Milan Kundera è uno dei libri con cui ho riniziato a leggere in modo serio. Personalmente consiglio come primo approccio Gli amori ridicoli, perché l'insostenibile leggerezza è molto filosofeggiante, molto lento, molto pesante. Quindi, mentre Gli amori ridicoli secondo me sono dei racconti molto molto belli e assolutamente comprensibili e non pesanti. Quindi io, se non avete mai letto Kundera, vi consiglio prima quelli, ma in realtà sono due ottimi libri entrambi. Dipende un po' da cosa state cercando in questo momento. Il vino della solitudine, perché ovviamente sto parlando di René Nemirovsky, che è l'autrice di Suite francese, che io non ho ancora letto, quindi non ve lo posso consigliare, ma di tutti i suoi romanzi che ho recuperato, Il vino della solitudine è quello che mi è piaciuto di più, che è il suo romanzo simile autobiografico, e anche questo è un libro abbastanza secondario dell'autrice, ma che io ho trovato molto bello. E come ultimo di quelli che ho letto ho L'uomo che scambiò sua moglie per un cappello di Oliver Sacks, che è uno psichiatra, non mi ricordo neanche più, l'avevo letto per l'esame di psicologia, dove tratta appunto di alcuni dei suoi casi, dei suoi pazienti più interessanti, e assolutamente comprensibile da chiunque. Se avete studiato un minimo di psicologia ancora meglio, comunque apprezzabilissimo da chiunque, come ho detto. E invece i prossimi 5 libri sono i titoli che, se non fossi povera e non avessi già comprato troppo di un haul che vedrete tra poco, io comprerei in questo momento coi saldi. La primissima è La mia famiglia e altri animali. È una vita che vedo questo romanzo, è una vita che non lo compro, ma è una vita che lo voglio, perché io sono un po' particolare, evidentemente. Non so se lo fate anche voi questa cosa di volere un romanzo, ma poi quando bisogna comprare libri, questa povera anima non è mai in cima alla lista. Il vagabondo delle stelle di Jack London è un altro che fa parte di questa categoria. Io amo Jack London, ho un legame con lui perché da bambina alle elementari era forse il mio autore preferito, anche se da piccola non capivo questo concetto. Ci sono molto affezionata e quindi vorrei recuperare altri scritti di lui. Le ceneri di Angela, perché ne ho sentito parlare in giro, ne parlano tutti benissimo. Io devo dire la verità, non sono così interessata, ma visto che è un titolo che spunta abbastanza spesso, ho deciso di inserirvelo come consiglio. Il mare non bagna Napoli è un libro che comprerei all'istante se non avessi già comprato, perché non sono furbissima, forse non aver aspettato questi sconti. Il mare non bagna Napoli ovviamente l'ho inserito per l'interesse che ho sviluppato per questa città grazie all'amica geniale, e me l'hanno già in molti citato più volte, l'avevo infatti anche nella vecchia wishlist, quindi sapetemi dire se è bello, che magari ci faccio un pensierino lo stesso, anche se ho speso. E l'ultima è La scrittura femminile azzurro pallido. Parla di una lettera scritta da una scrittura femminile azzurro pallido, che farà rifiorire un amore per anni sopito, che è una trama che mi ha ricordato lontanamente Le braci, e che mi è stato anche questo consigliato fino all'inverosimile, e anche questo era nella wishlist ed è sicuramente uno dei primissimi libri che comprerei per pura curiosità se qualcuno di voi mi confermasse che è veramente veramente bello. Il video è finito, vi ricordo di lasciare qua sotto i vostri libri, che qua sotto ci sono invece i link ai miei libri, di lasciare un commentino, un mi piace, iscrivervi se non siete iscritti e di attivare la campanellina. Spero che il video vi sia piaciuto, noi ci vediamo alla prossima, ciao bellissimi!